Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG Flash delle ore 11, andiamo con le ultime notizie. Sono 13.331 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, secondo l'ultimo bollettino diramato alla Protezione Civile, per un totale dall'inizio emergenza che arriva a oltre 2 milioni. L'incremento delle vittime invece di 488 unità, che porta il numero complessivo a 85.162. Gli attualmente positivi in Italia scendono per la prima volta dopo tante settimane. Sotto i 500.000 sono infatti 498.834, con un calo di 3.219 unità rispetto alla giornata precedente. All'inizio dell'epidemia sono invece quasi 2 milioni i pazienti guariti, con un incremento nella giornata di ieri di 16.000 unità. Sono 286.331 invece i tamponi eseguiti nelle scorse 24 ore tra molecolari e antigenici, che hanno fatto rilevare un tasso di positività pari al 4,6%, il leggero incremento rispetto alla giornata precedente. Adesso andiamo ad ascoltare il punto nel consueto report della cabina di regia con il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza. Per la prima volta, dopo 5 settimane di ascesa, l'RT tende a diminuire e si fissa di poco al di sotto di 1, così come anche l'incidenza, che però rimane elevata, intorno a 340 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti. Per quanto riguarda invece il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva, c'è una tendenza ad una lieve diminuzione, anche se si resta intorno alla soglia critica. Ciò vuol dire che le misure di contenimento e restrizione hanno funzionato e che bisogna pertanto continuare a mantenere dei comportamenti prudenti, tanto più che siamo nel corso di una campagna di vaccinazione ed è bene non sovraccaricare le strutture sanitarie. Consueto bollettino anche per l'unità di crisi della Regione Campania sui casi nuovi di Covid-19. Nelle scorse 24 ore i positivi del giorno sono stati 1.150, di cui 133 casi identificati dai test rapidi antigenici, di cui asintomatici 951 e sintomatici 66. Sintomatici e asintomatici si riferiscono però solo ai positivi al tampone molecolare. I tamponi del giorno sono stati 15.663, di cui 2.040 antigenici, per un totale positivi pari a 212.953 unità, di cui 578 antigenici. Deceduti sono stati 29, di cui 11 nelle ultime 72 ore e 18 in precedenza, ma registrati solamente nella giornata di ieri. Guariti sono stati 801, per un totale guariti di 146.914. Il report posti letto su base regionale recita: posti letto di terapia intensiva disponibili 656, di cui occupati 114. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, sta per firmare due nuove ordinanze che entreranno in vigore quest'oggi, domenica 24 gennaio. In base alle sue decisioni restano gialle 4 regioni più la provincia autonoma di Trento, in base all'ordinanza firmata dal ministro Speranza. Nello scorso provvedimento erano presenti la Sardegna, che come zona gialla, che invece domani sarà arancione. Le regioni gialle, oltre alla provincia autonoma di Trento, sono la Campania, la Basilicata, il Molise e la Toscana. Il ministro della Salute Speranza conferma in area arancione Calabria, Veneto ed Emilia-Romagna. Restano in questa fascia anche Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta. Con le ultime ordinanze firmate nella giornata di ieri, inoltre, entrate in fascia arancione anche la Lombardia e la Sardegna, che prima erano fascia gialla e fascia rossa. In base alla nuova configurazione dell'Italia per l'emergenza Covid-19, restano in area rossa la Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano. Erano migliorate le condizioni del cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo uscente di Napoli, positivo da settimana al Covid-19, ma purtroppo nella giornata di ieri pomeriggio una complicazione ha costretto il prelato al ricovero nel tardo pomeriggio al Cotugno di Napoli. Il cardinale, dice Maurizio Di Mauro, DG dell'azienda dei Colli, da cui dipende il nosocomio per le malattie infettive, ha una polmonite interstiziale bilaterale. Ieri il dottor Rodolfo Punzi, capo dipartimento malattie infettive, che lo stava seguendo dopo averlo visitato, ha consigliato il ricovero. Andiamo ad ascoltare l'augurio del primo cittadino di Napoli, Luigi De Magistris. Auguro, nome mio, non solo a nome personale, ma di tutta la città, al cardinale una pronta guarigione, per presto ritrovarlo nella messa che doveva celebrare domani del suo commiato con la città di Napoli. Quindi immagino saranno giorni difficili, ma saranno giorni che ci porteranno nuovamente a incontrarlo nel fare il saluto
alla città dopo tanti anni di cardinale di Napoli. Ieri mattina il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'assessore alla toponomastica Alessandra Clemente sono intervenuti alla cerimonia di apposizione di una targa in memoria di Pasquale Apicella, assistente della Polizia di Stato, venuto meno dopo il tragico incidente mentre inseguiva dei rapinatori. Sono intervenuti, oltre alla moglie e ai figli, anche il prefetto di Napoli Marco Valentini ed il questore Alessandro Giuliano. Nell'occasione sono state deposte due corone di alloro del sindaco di Napoli e del capo della Polizia. Andiamo ad ascoltare la voce dei protagonisti. Un importante riconoscimento al sacrificio di mio marito e per la sua memoria principalmente, perché non venga dimenticato. Io credo che possa essere di esempio, perché mio marito ha speso la sua vita per la giustizia, ha indossato un uniforme credendoci fino alla fine, la portava cucita sulla pelle, e credo che nella nostra realtà anche il fatto di un riconoscimento così sia importante, possa essere d'esempio. Il giuramento di mio marito. Io ero a fianco a lui, con mio figlio, e la felicità dei suoi occhi è la prima cosa che mi viene in mente oggi. L'importanza è enorme, noi ci tenevamo moltissimo, sapete che i tempi burocratici non coincidevano con i tempi di questa tragedia. Però c'è stata una grande volontà di tutti, devo dire, del Comune di Napoli, della Polizia di Stato, di tutte le istituzioni. Determinante è stato quello che abbiamo voluto fare per la moglie, per la famiglia, tutta, i figli di Pasquale ed Ettolino. La targa è molto bella e serve a ricordare quello che è accaduto e per non dimenticare, perché le tragedie talvolta si ripetono anche perché ci si dimentica troppo spesso di quello che accade nei nostri luoghi e nelle nostre strade. Quindi è un giorno della memoria forte, con tutta la città qui unita nel ricordo di un poliziotto che ha dato la vita nell'adempimento del suo dovere. Un gesto molto bello questo dell'amministrazione comunale di Napoli, che permette di ricordare in maniera plastica il nostro collega Lino, che qui ha perso la vita, si è sacrificato per tutti. Questo permette di sottolineare come un appartenente alla Polizia di Stato faccia parte della comunità in cui opera e sia figlio della comunità in cui opera. Questo il Comune di Napoli lo ha dimostrato in maniera plastica ponendo questa bellissima targa. Mentre si preparava c'è stata una forte solidarietà da parte delle persone del quartiere che vivono qui intorno. Questo a mio parere testimonia l'utilità di cose di questo genere, che sembrano o possono sembrare a volte solamente dei ricordi retorici, invece sono segni tangibili di qualcosa che è accaduto e che ogni persona che qui l'ha vissuta direttamente o indirettamente ne coglie il significato, che dal nostro punto di vista e anche dal punto di vista di tutti i cittadini per bene di Napoli significa testimoniare l'affetto per il grande lavoro che le forze dell'ordine fanno in questo territorio, spesso anche a rischio della propria vita. È un lavoro che rappresenta un patrimonio per tutta la comunità. Come di consueto, l'ASL di Caserta ha diramato il bollettino di aggiornamento pandemico. Si segnalano nella giornata di ieri 153 nuove persone positive, 162 guarite ed 8 deceduti. I test processati sono stati 2.295 per un tasso di incidenza del 6,6%, in leggera risalita rispetto alle giornate precedenti. La città che fa registrare attualmente il maggior numero di persone positive resta Maddaloni con 283 unità, seguita da Mondragone con 190 e Caserta con 171. Chiudiamo adesso con lo sport, perché oggi impegno importante per il Napoli al Bentegodi contro l'Hellas Verona dopo la sconfitta in Supercoppa, e quindi nuovamente tempo di campionato per gli uomini di Gattuso. Gattuso che recupera Osimhen, convocato dopo la negatività al tampone per il Covid-19, quindi una gioia per il tecnico calabrese. L'ex Lille quindi tornerà in campo dopo circa due mesi. Per le formazioni, per quanto riguarda gli scaligeri di Juric, Di Marco, Lazovic e il ballottaggio sulla fascia sinistra a centrocampo, con Barak e Zaccagni che agiranno alle spalle dell'unica punta Kalinic. Nel Napoli invece non ci sarà Fabian Ruiz, il quale ha le prese con la positività al Covid-19, tra i pali invece tornerà Meret al posto di Ospina, Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly formeranno una difesa con Isai in leggero vantaggio su Mario Rui a sinistra, a centrocampo ancora Bakayoko e Demme, mentre in attacco Petagna unica punta con Zielinski trequartista e capitani Insigne con Lozano dall'altra parte ai lati.
Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.